nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo con Daniela Orrico, cittadina di Agropoli, ideatrice del Muro della Gentilezza che vedete alle nostre spalle, che oggi diventa realtà, una realtà importante per chi necessita, insomma, di beni di prima necessità per quanto riguarda gli indumenti, insomma, le scarpe e quant'altro. Daniela, allora, com'è nata questa idea di creare il Muro della Gentilezza, che poi in altre città italiane già è esistente? Esatto, non è una novità, perché appunto in tutto il mondo esiste una iniziativa del genere e non poteva proprio mancare nel Cilento, in una terra in cui già gli antichi definivano appunto gli abitanti ospitali. Ecco, anche Ungaretti molto dopo definirà proprio gli abitanti di queste zone appunto molto solidali, e quindi non poteva mancare proprio qui ad Agropoli questa bella iniziativa, che è nata in realtà in seno ad un gruppo Facebook che si chiama Te lo regalo se vieni a prenderlo Agropoli e Cilento. Anche questo esiste già in tutta Italia ed è nato 3 anni fa anche appunto ad Agropoli e nel Cilento in generale, ed è proprio in seno a questo gruppo abbiamo voluto dare vita a questo muro, proprio per aprirci a tutta la comunità in realtà, quindi non solamente ad un gruppo Facebook ma a tutti coloro che volessero aiutare il prossimo regalando qualcosa. Infatti ringrazio veramente tanti, perché stamattina sono venuti ad appendere tutto questo che vedete, e deve essere quindi una ricchezza assolutamente per il nostro paese, per la nostra comunità, non solo per chi riceverà, ma anche per chi ha donato e donerà. E vi ringrazio appunto per questa attenzione e l'interessamento. Ringrazio tutta la comunità e anche l'assessorato per aver subito risposto appunto a questa nostra iniziativa, e abbellendo veramente questo spazio e rendendolo veramente meraviglioso. Quindi spero che la bellezza di questo posto vada di pari passo con il decoro, quindi do delle piccole regole che magari spero vengano appunto rispettate, magari evitare di portare gli indumenti nelle buste, appenderli sempre appunto con decoro al muro o alla ringhiera, se c'è troppa roba magari evitare di accumulare troppo appunto qui, magari passare quando il muro sarà libero, e evitare anche elettrodomestici, evitare oggetti troppo, di depositare oggetti troppo ingombranti, proprio per evitare il degrado. Quello che vogliamo, appunto lo ripeto, è che la bellezza sia vada di pari passo proprio con il decoro della nostra città. Io voglio ringraziare la signora Daniela Orrico e tutto il gruppo Facebook Te lo dono se vieni a prenderlo Agropoli Cilento. Questa è una proposta che è partita da loro e che noi come amministrazione comunale abbiamo accolto immediatamente a ben volere. Quindi io auspico che le persone che generosamente portino qui i loro doni non umilino le persone che ricevano questo dono, perché è molto importante la solidarietà e l'empatia, quindi calarsi nei panni degli altri. Quindi se avete oggetti da donare, io vi prego che siano, diciamo, nuovi e in buone condizioni. Grazie. Agropoli non fa mai mancare la sua vicinanza alle persone in difficoltà, in diversi modi, e questo è uno di quelli, insomma. Dobbiamo cercare di stare vicino alle persone, alle fasce più deboli. È un dovere che dobbiamo, non fosse altro per il fatto che in questo momento, rispetto alla tanta difficoltà che viviamo, è quello che possiamo fare, lo faremo. Chiaro, vorremmo fare di più. Oggi si parla naturalmente, l'argomento del giorno è la questione della guerra in Ucraina, però io dico oggi, cerchiamo di essere solidali con i nostri cittadini, con le persone che hanno bisogno. Poi appena c'era la possibilità, di essere solidali anche con le persone dell'Ucraina, lo faremo, e cercheremo, insomma, di essere al passo, perché Agropoli è una città solidale, una città accogliente. Io sono sicuro che non farà mancare veramente la disponibilità di essere vicino agli altri. L'iniziativa di oggi è un'ulteriore iniziativa che in qualche modo fa racconto di una città disponibile. Io ho voluto in questo evento anche chiamare le associazioni che normalmente stanno vicino a noi, quindi la Croce Rossa, la Protezione Civile, i Piccoli Ambasciatori di Pace, l'Avis, il Centro Sociale Polivalente per gli Anziani,
insomma, l'Associazione Nazionale Carabinieri in Pensione, tante associazioni che hanno voglia insieme a noi di essere disponibili verso gli altri, e questa bella squadra dobbiamo tenerla attiva, perché sicuramente ce ne sarà bisogno, ma è un fiore all'occhiello della nostra comunità.